Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo 21esimo video di Mad Max. Oggi ci dirigeremo verso quel punto che da tanto aspetta. Ci eravamo già passati, ma non avevamo il giusto arpione, non avevamo fatto la giusta storia. Ora ci siamo e perciò andiamo avanti con una storia. Chissà si sblocchino un po' di robe. Io sto mettendo via un bel po' di rottami, dovrei averne 6300 rottami, quindi poi possiamo sbloccare anche qualcosa di importante. E oggi qua, ecco, vedo che stavo sbattere. The jaw and its blood-soaked fangs. Every time I see it, my gut ropes shrivel with fear. Orca uomo! Mamma! Bastardo! Maledetto di un maledetto, aspetta perché... Maledetti, non avevo l'auto pronta! Bastardi! No! Ma che roba è? Non avevo l'auto pronta! Maledetti, maledetti, maledetti infami! Gli altri e chi chiede di sparare bombe adesso? Merda! Oh, ioi! Chi c'è che le spara? Mamma! Dobbiamo... Ma l'avevo abbattuta, cazzo, dai! Cazzarola! Facciamo fuori questo coso! Io li avevo fatti fuori, chi è che li ha rimessi sui piedi, sui bici qua? Mamma! Ancora! Bastardo! Ma tutte macchine che faccio fuori con niente io. Vieni qua, fermate. Devo fermarmi e sistemare l'auto perché qua... Mamma, che... Tutto così da... Dai uomo, giusta. Con l'auto rotta non riusciamo a combinare un fico secco. Oh, tutto così subito, è una roba assurda, bombe di destra e sinistra. Poco di calma, tosina. So. Dai, veloce, ti piace che ti compro una chiave inglese, no, ho capito, pistola pneumatica direttamente. Cosa c'è qua? Ah, dobbiamo... Agaci chi adesso? Tutti qua, e carica, cosa ne manca? Uno ne manca. Headshot! Buongiorno! Qui chi spara per primo uccide quell'altro. Ok, dovremmo essere un po' più tranquilli. E ora arpione questo qua. Ops, c'è un altro uomo qua. Whoop. Bullano qua le persone, cos'è sta storia?
just go. I need to polish some hard to get parts in the engine bay. Bene, andiamo per fuori i cardini adesso. Adesso sta ricaricando. E due giornate. Cosa ho avuto di? Andiamo qua. Contento. Ma dove diamine l'ha tirato? Scemenio di un uomo, buttar via un colpo così che non so neanche dove. Ah, mi prende i corpi a terra, mi prende. Ma dai, buttare, ma porco e fora. Scemenio, te che a tirare in alto. No massa, in alto. Scusate ragazzi, ma non capisci niente d'uomo. Ma dove tiri tu? Razza del Baioko. Guarda, giuro che se devo tornare a casa perché... Ah, batti la faccia con l'arpione, forse questo arpione. Cioè... Pensavo quell'altro io. Perdonatemi. We're gonna find this woman called Pink Eye. Look to your map, Saint. If things are as bad as in the Great White, she'll be under terrible pressure from gas town war parties. And we'll do the same for her as we have for the others. Porco. Allora, adesso qua abbiamo Pink Eye, che è un altro de novo, che ha un territorio immenso, direi. Questa è la storia per la donna, ma c'era anche qualcosa per... allora, non so ragazzi neanche da dove partire. Perciò direi o facciamo la storia della donna qua, entra nel tunnel del nord, oppure con tante P dobbiamo fare la storia di Dajit per l'armeria, che serve la polvere da sparo praticamente, che era in qualche zona. Beh, a questo punto, dato che c'è questo simbolo, andiamo qui, visto che era l'ultima missione. Vediamo com'è questo. Vediamo come sono questi territori ostili. Beh, abbiamo uno spaventapasseri, mamma mia, tutto da fare. Beh, già il territorio di Pink Eye. Qui abbiamo la... Qui c'è un cecchino, vabbè, ma non abbiamo tempo, dobbiamo andare dalla donna. Anche se anche i trellici della corrente hanno aggiunto un panorama, ponti, hanno aggiunto un po' di civiltà forse. What are Pink Eye's defenses? Just a big tall tower. Hard to breach. I'm gonna scout it out before we get any closer. Sound idea. Sound idea. Keep our distance. Dopo andremo anche da Pink Eye quando sarà il momento. Adesso ragazzi ne abbiamo, voglio andare avanti con la missione qua della storia. Ci aveva detto di andare in quel posto, perciò vamos. E là là. Lunghe le strade, beh, che coglioni abbiamo. Hanno aggiunto anche qualche alberello. Beh dai, meno male, se no vabbè. Tutto sto deserto. Anche il guardrail l'hanno messo. Che bravo.
Mamma mamma che velocità il nostro Q6. Abbattuto. Faccio il chiere qua, qua. Lì in teoria dove ci sono i fuochi di ladro dovrebbe essere Gastown, quella ragazzi. La sempre nominata Gastown. Scusate, vabbè, ho bisogno di convogli che sarà. Di macchine sui convogli che non so neanche io dove, ragazzi. Non siamo... Bestie enormi di questa terra dimenticata. Camion da guerra li chiamano. Beh, mi piace, mi piace. Se ne prendo uno. Oh, se ne prendo uno. Pure il cecchino qua che c'è. Occhio qua, occhio, demo. Grazie alle spaventa pace di Dio questo qua che... Sì, tira col veicolo ma se va odoso a... Scusate ragazzi ma vorrei incorrere in qualche combattimento e trovarmi provvisto di vita. Eh sì. Intanto andiamo a vedere sta donna qua. Stiamo avvicinando con molto silenzio. Vedete che sforzo che ha la macchina. Senti il Q6 a pieno carico. E qui mi devo fermare. Dovrei avere anche una torcia da qualche parte. Ciao ragazzi, mi tocca fare dei salti qua di paura perché tutto così inquietante. Questi rumorini. Se mi salta fuori uno all'improvviso in tiro 4. Dai, ho un po' di munizioni se per quello. Ecco, già che è comparso. Oh signore che mancava. Qui io ci riuscì adesso. Aspetto che vengano qui. Dai, vieni qua. Dove ci io? E ci mi fa ancora più paura così. Che non so dove. Comunque qua in giro ci sono delle ca... Vabbè andiamo ragazzi, combatteremo. Ah, qui c'è del cibo. Ma... Sai perché? Ma lo voglio prendere dopo per... Arrivi qua. Pagati com'è, non mai. Come mai te caio a cirurgi? Ah, uomo, adesso... Adesso fuma qualche canna, qualche spignettino, qualcosa, eh? Tutto buio, non si vede niente. Non vedo neanche dove chi è. Mi sembrano leggermente stupidi a dire la verità, eh? Boh, vabbè. Intanto prendiamo qualche rottame.
Mica, avevo una torcia una volta. Ardua, vieni qua, ehi, brisci qui. Arco, anche questo qua con scudo. Sto casaghine tante. Bastardo. Ribastardo due volte. Oh, è duro da sfondare il scudo. Pure col coltello devo giustizia. Mi avevo una torcia una volta, ragazzi, ma non mi ricordo come accenderla. Bel problema. I dicono. Ho una carrozzeria in teoria, c'è questa qua. Vabbè, ci andremo da dietro, dato che da davanti non si passa. O se è una cosa o se è un'altra. Sì, ma qua è tutto buio, non c'è possibile, non si vede un fico secco. Ah, si può entrare. Bestia. Ma va, va come... Io quasi quasi lo lascio qui e quando ho finito me lo riprendo. Beh, se lo lascio fuori me lo portano via. Dovrei anche forse andare avanti con la missione. Da che parte si va? Oh, quasi tutto buio, se sarà una luce. Catarò un tasto con la luce. No, niente, tasti con la luce. Vabbè, niente luce. Dove andiamo adesso? Oh, giù per di qua. Ma vedo di capirmi un attimo. Bingo, ragazzi, ho trovato, mi sono un po' ritrovato, ho portato qua l'auto, quella bella. Ok, si sono aperte delle porte. E non ho ancora trovato il bottone pa luce. Bel problema. Ma di solito me l'accendeva lui la luce, porca miseria. Guarda le notti che ci sono. Vabbè. Ciao. Tutto così al buio. Mamma, dai, ancora non è morto, porca vacca. Mi fa silenzio quando che viene colpito. Soffrono in silenzio. Oh. Posso prendermi, porca miseria, i miei rottami che mi servono. Là. Sto buio, sto in mezza luce qua, c'è una roba, un ampio spazio. E poi sì, beh, dopo sì, ti salta grosso, come stai lì. Thank you.
Oh, il bello è che non muoiono neanche dopo la mega esecuzione. Se questi qua sono, ragazzi, sono ancora più duri. Fortuna ho sparato due o tre colpi col fucile, sennò era ancora più dura. Farli fuori tutti. Mamma, conto che odio quando va a torcia, che non si vede un fico secco. Non so, scusatemi ragazzi per il video, ma qua se non si accende, non si accende. Non mi ricordo che tasto era. Oh, accesa. Tasto 3. Oh, è luce fu. E adesso io da dove passo? Porca miseria. Ah, da qua. Pure i containers da aprire. Tutta paura che sarà in prigione. Ma guarda che mestieri. There it is. Oh, big one. No, mi sinceramente non l'ho ancora visto sto ca. Oh, ho, 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 ho. Ho visto di rottami. Bel fottuto camion da guerra. Lo voglio usare, ma mi sa che non potrò usarlo, porca miseria. 7054 rottami. Li useremo tutti, fidatevi, fidatevi. Che tra una fortezza, una roba e un'altra, e copertoni e potenziamento vuoto. Potenziamenti vuoto poi costano un macello, mi sembra di aver capito. Perciò. Ho l'uomo che cammina piano. Non so se non ha voglia di far niente o cosa. Ora vedremo cosa fare con questo camion. Nel frattempo prendo altri rottami. Mi sembra di aver visto altri rottami. Must be what you meant. Giusto il camion da terra. Bene, ah, cioè dovevo prendere solo. Sounds bad. I'm out of here. Perché sento un macello di gente che ci sta avvicinando? A parte il mouse sempre in mezzo alle scatole quando che. Per illustrare il camion, sinceramente, avevo anche viemi. Tutti questi rumori mi inquieta. Via via, rotame più, rotame meno, a me frega un cazzo. Vamos. Dovrò scendere qui. Dai uomo, dai, dai uomo, che abbiamo anche una nuova macchina da portarci a casa. E adesso, anzi adesso, prossimo video, perché adesso sarà un po' più lungo, andremo da JIT per fare la missione, quella della polvere da sparo. Ah, sinceramente torno per con questa, tu mi seguirai. Senti che moto. Oh, e luce fuma, fa mai oggi ragazzi. Oh là. Vamos da JIT. No, ping ai là, non è ancora. Non mi fido. Andiamo da JIT che poi dobbiamo andare da lui per la missione della polvere da sparo. Perciò vado qui, porto questa bellissima macchina. E poi ci vedremo nel prossimo video, quindi commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Oggi non so dove andare, ahia. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. No, mi fermo un attimo, cosa che ha? Un W6, questo è un W8. Ma che bestia. Vabbè, ciao ciao.
a sbadanga e piere, no? Ah no, ha paura di niente.